tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Domani giornata di lutto nazionale per i funerali delle vittime marchigiane, boom di donazioni al centro trasfusionale di Fano per l'emergenza terremoto. Due incendi a Fano, uno nella notte in via del Bersaglio e l'altro in un garage di un'abitazione privata, l'incendio spento dall'ex consigliere D'Anna. Fermata la banda dell'Audi grigia, aveva messo a segno numerosi furti a Pesole e Fano. Marotta potrebbe tornare sotto Fano. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune della Città della Fortuna. A 19 anni scrive un libro autobiografico sulla sindrome di Down, mio fratello insegue i dinosauri. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione del telegiornale sul canale 17 di Fano TV. Domani ad Ascoli Piceno è il giorno dei funerali di Stato per le vittime marchigiane, quelle persone che sono morte nel comune di Arquata del Tronto. Le esequie nella palestra adiacente all'ospedale Mazzoni, alla presenza delle massime autorità dello Stato, si svolgeranno alle 11.30. In concomitanza con il rito, il Premier ha proclamato una giornata di lutto nazionale con l'esposizione di bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici. Il capo dello Stato Mattarella, che sarà presente con il Premier Renzi all'esequie ad Ascoli, visiterà alcune aree delle aree colpite dal sisma anche nel Lazio. Ad Amatrice ci sarà invece una celebrazione religiosa senza salme mercoledì 31 agosto alle ore 18. Si è parlato tanto della generosità della gente a poche ore dal sisma, che si è messa in moto in tutti i modi possibili per aiutare le popolazioni colpite dal sisma. E si è parlato anche delle lunghe code che si sono create negli ospedali, negli ambulatori per donare il sangue. E questo è avvenuto anche a Fano. Quella della disponibilità di sangue in caso di calamità naturale o di grandi emergenze a seguito di eventi catastrofici è la vera emergenza. Coperte, viveri, tende, sì lo sono certamente, e tutto quanto è possibile fare per i sopravvissuti è una necessità. Ma come è avvenuto le altre volte, nelle ore successive al sisma, man mano che la macchina dei soccorsi strappa i superstiti alle macerie, i feriti che riempiono gli ospedali necessitano di sangue. Sacche su sacche per non andare ad aumentare lo già sconsolante numero di chi non ce l'ha fatta. Per questo subito è scattato il piano di emergenza nazionale ed ogni regione, comune e provincia ha dato il suo apporto, e Fano non è stata da meno. Infatti il primo appello che ho sentito io per radio venendo al lavoro la mattina del terremoto è stato quello del direttore sanitario dell'ospedale di Rieti, che faceva un appello a tutti i donatori della zona di recarsi presso quel nosocomio per la donazione. Ovviamente questo poi è stato un tantam a livello nazionale e anche a livello regionale, e anche noi, seppure subito siamo stati in grado di fornire unità al centro regionale delle Marche, che poi eventualmente lo distribuiva a chi ne aveva bisogno, abbiamo avuto un aumento dell'afflusso dei donatori. Un appello al quale i donatori dell'Avis non potevano mancare, con grande trasporto e senso altruistico, come loro abitudine nella normalità e maggiormente nell'emergenza. Noi siamo proprio pronto qui per ringraziare soprattutto i donatori, perché in questo momento così di disastro, di tragedia, e stante anche la chiamata delle nostre segretarie, i donatori si sono copiosamente portati al centro trasfusionale per prestare appunto la loro opera di donazione. E questo che è anche bello è stato, perché anche chi non è stato chiamato volontariamente si è venuto a donare, e anche
molti nuovi donatori. Questo è un fatto molto importante, perché comunque c'è poi un avvio per la donazione. Quindi il nostro ringraziamento va a tutti questi donatori che hanno così potuto contribuire a questa emergenza. E adesso la cronaca: c'è stato un incendio la scorsa notte in via del Bersaglio, a prendere fuoco alcuni oggetti all'interno di un mercatino dell'usato. Un cortocircuito elettrico ad un vecchio frigo che serviva per tenere in fresco qualche bottiglia di acqua minerale sarebbe, presumibilmente, secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, la causa dell'incendio che è divampato questa notte alle 3 all'interno del capannone di 180 metri quadri in via del Bersaglio a Fano e che ospita il mercatino dell'usato. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi a seguito di una chiamata arrivata in centrale alle 3.23 fatta da dei ragazzi che hanno notato del fumo fuoriuscire dal capannone mentre transitavano sulla nazionale. Ci sono volute 3 ore circa ai pompieri per domare le fiamme, che nel frattempo erano divampate in un angolo della struttura. Nessun danno rilevante apparentemente all'edificio, invece le alte temperature raggiunte ed il fumo, anche a causa delle porte e finestre chiuse, hanno fatto i danni maggiori. Oggetti in plastica liquefatti per il calore e mobili e suppellettili interamente ricoperti di fuligine. Nella mattinata invece c'è stato un altro principio di incendio che è stato spento dall'ex consigliere Giancarlo D'Anno, lo vedete in questa fotografia. Verso mezzogiorno di oggi, mentre rientrava a casa, l'ex consigliere regionale ha notato del fumo che usciva da un garage nella palazzina di fronte alla sua abitazione, ha capito che si poteva trattare di un incendio e quindi ha preso l'estintore che tiene in casa e, assieme al proprietario, che nel frattempo aveva allertato i vigili del fuoco, ha aperto il locale e ha spento le fiamme che si erano intanto sviluppate vicino ad un quadro elettrico. Subito dopo sono arrivati i pompieri che hanno ultimato l'intervento iniziato da D'Anno. Ai vigili non è rimasto poi altro che bonificare l'area e i locali che erano saturi di fumo. Ed ora parliamo del ricorso al Consiglio di Stato che ha fatto il Comune di Fano. Stiamo parlando del referendum che poi ha visto la parte di Marotta di Fano andare sotto l'amministrazione del Comune di Mondolfo. Ora, quali sono gli scenari? Marotta di Fano potrebbe, quella che era Marotta di Fano, potrebbe tornare sotto l'amministrazione guidata da Massimo Seri? Non si sa, vedremo. Dovevano essere interpellati tutti i cittadini interessati dei due comuni e non solo una parte. È sostanzialmente questa la motivazione espressa dal Consiglio di Stato sulla legge regionale che ha consentito l'unificazione di Marotta. Ora il responso definitivo lo deve dare la Corte Costituzionale e, nel caso in cui venga confermato quanto detto dal Consiglio di Stato, per i 2.500 cittadini fanesi passati sotto Mondolfo ci sarebbe il ritorno all'ovile e tutto tornerebbe allo status quo. Tempo 6-7 mesi. Ma non è solo una questione di equità sociale ad essere chiamata in causa. C'è anche un aspetto di carattere economico che il Comune di Fano ha subito come danno, non solo per un mancato gettito diretto dei cittadini, ma anche per un più sostanzioso taglio ai trasferimenti erariali. Io sono per l'autodeterminazione, dice il sindaco Massimo Seri, ma nel rispetto e nella partecipazione di tutti. La Regione ha agito d'impulso e in fretta, esprimendo un giudizio più politico che giuridico sulla consultazione referendaria. Una vicenda complessa e non all'ultimo atto, dice il capo di gabinetto del sindaco, ma il Consiglio di Stato, cosa mai avvenuta prima nel dar ragione al Comune di Fano, ha introdotto un elemento di novità assoluta. Ma l'elemento fondamentale è che il Consiglio di Stato si è già espresso e che ha ovviamente però rimandato gli atti alla Corte Costituzionale, dicendo che erano tutte e due le popolazioni dei comuni che dovevano essere chiamate al referendum. Ecco, perché in questo caso per prenderne solo una parte ci vogliono delle motivazioni molto particolari, circostanziate, che non ci sono state. Sì, occorrono motivazioni molto analitiche, molto particolari, che non si rinvengono negli atti del Consiglio regionale.
Quindi un vizio di forma, di procedura. Sì, un grave vizio di forma, sì, grave vizio di forma. Adesso l'iter quale sarà? Che cosa avverrà nei prossimi mesi? Bah, ragionevolmente la Corte Costituzionale entro 6 mesi, 8 mesi dovrebbe fare il giudizio e poi vediamo un po' quale sarà la conclusione della vicenda, però il Consiglio di Stato già si è espresso in maniera molto pesante. Nella insomma, ipotesi che tutto venga rettificato si ritornerà allo status quo. Dopo la pubblicazione della sentenza, ovviamente, come prevede la Costituzione, si ritorna allo status quo, sì. E come hanno accolto la notizia a Mondolfo? Lo chiediamo al sindaco Nicola Barbieri, che è in collegamento con noi. Buonasera, sindaco. Sì, buonasera a tutti. Ecco, allora, ha sentito, insomma, il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Fano, c'è un grave vizio di forma, così ha detto il capo di gabinetto Celani. Lei che idea si è fatto? Allora, innanzitutto noi abbiamo incontrato da subito il comitato Pro Marotta Unita per valutare le iniziative da intraprendere, abbiamo sentito anche i nostri legali, i prossimi giorni ci confronteremo con la Regione, quindi vedremo poi quali iniziative intraprendere. Ancora non c'è niente di definitivo e quindi aspettiamo un attimo i legali e poi faremo le nostre considerazioni. Naturalmente questa sentenza del Consiglio di Stato dimostra come in Italia le cose vengono fatte, non sono mai definitive, non c'è mai nulla di definitivo, c'è una legge regionale approvata, i cittadini hanno votato tramite referendum e quindi era molto chiara la volontà dei marottesi della parte di Marotta Nord di venire nel nostro comune e sono stati molto contenti di entrare a far parte di questa nuova amministrazione comunale. Tra l'altro hanno votato con le elezioni comunali che sono state a giugno anche il sindaco, la nuova giunta, il nuovo consiglio comunale, ci sono dentro anche consiglieri e assessori che sono residenti anche di quella parte di Marotta, quindi è impensabile tornare indietro dopo 2 anni. Comunque noi non siamo fermi, valuteremo con i legali, ci confronteremo con la Regione per vedere come muoverci nei prossimi giorni. Ecco, senta sindaco, mi pare che questo provvedimento riguardi comunque intorno ai 2500 persone, no? Sono questo più o meno i numeri. 2500 persone. Bene, allora ci rimarremo sì, aggiornati. È impensabile tornare indietro che dal 2014 che le amministrazioni comunali passate e anche la nostra si stanno adoperando dal punto di vista scolastico anche per quanto riguarda ad esempio il cambio del nome delle vie, il cambio di residenza, quindi ci sono state già delle modifiche. Noi nel piano delle opere pubbliche sia di quest'anno ma anche del prossimo anno abbiamo previsto degli investimenti su quel territorio perché vogliamo valorizzare questo territorio, quindi è impensabile tornare indietro. Il sindaco Seri l'ha sentito, il sindaco di Fano? Vi siete già confrontati? Il sindaco di Fano l'ha sentito per altri argomenti, altre questioni, abbiamo parlato anche di questo, ma naturalmente noi la pensiamo diversamente, i cittadini hanno votato e quando democraticamente i cittadini votano poi non si può tornare indietro, c'è una legge regionale, i cittadini hanno votato, hanno detto sì purtroppo per il comune di Fano e quindi Marotta finalmente unita come si chiedeva da anni nella storia. Grazie a Nicola Barbieri, sindaco di Mondolfo. Ancora cronaca, catturati dai carabinieri di Urbino, grazie ad un testimone che ha fornito il numero di targa, è stata fermata, arrestata la banda dell'Audi grigia. Sgominata dai carabinieri di Urbino, la banda che negli ultimi mesi nell'Urbinate si era resa protagonista di numerosi furti e razzie. La banda usava per spostarsi rapidamente un'Audi A4 grigia che sarebbe stata avvistata più volte nelle zone dei furti. Ieri pomeriggio una donna ha segnalato la targa e l'auto ai carabinieri di Urbino che la intercettavano in un posto di blocco a Pieve di Cagna. Dopo un inseguimento i carabinieri sparavano alle gomme dell'auto che si bloccava.
recuperati dagli agenti numerosi arnesi da scasso ed una grossa mazza ferrata che i malviventi, nel tentativo di fuga, avrebbero tirato contro la macchina dei militari e i tre componenti della banda catturati. Questa mattina il giudice disponeva l'arresto per il più grande, un uomo di 75 anni, mentre per gli altri due, un 19enne e un 21enne, disponeva il divieto di dimora in provincia. I tre, residenti ad Asti, erano soliti passare alcuni mesi in un camping della zona. C'è stato un incidente, uno scontro tra uno scooter e una bicicletta oggi pomeriggio, poco dopo le 17 in Viale Gramsci a Fano. Un 15enne a bordo del suo motorino ha investito un 19enne che andava in bicicletta. I due sono caduti a terra e sono rimasti leggermente feriti. Sul posto per le medicazioni il 118 e la polizia locale per i rilievi di legge. Nella pineta di Ponte Metauro fervono i preparativi per la terza edizione del Palio delle Contrade. Fabio Fratesi, ultimi ritocchi a questo circuito, a questo anello veramente imponente, anche tribune nuove. Quali sono le novità salienti di questa edizione? Le novità sono tante, da partire dalla corsa dei cavalli quassù, l'abbiamo già fatto lo scorso anno e lo replicheremo, ma sono tante. Ci saranno tantissimi antichi mestieri, tantissimi artigiani che verranno a esporre all'interno della manifestazione, quindi vedremo, faccio un esempio, da chi farà il latte, farà le mozzarelle direttamente qui e le farà assaggiare, vedremo il vasaio, vedremo tantissime botteghe, ci sarà un falconiere, dopo facciamo vedere anche una piccola chicca, ci sarà per esempio, adesso te l'accendo, un camposanto. Abbiamo allestito, quindi tutta la pineta diventerà veramente una ricostruzione medievale più fedele possibile. E quindi giù ci sarà il villaggio, quello che è, e quassù nella zona alta il campo di gara, le giostre. Tutte le giostre, il campo di gara, il famoso Palio delle Contrade viene aggiudicato qui con le varie sfide. Sotto ci sarà quest'anno un'altra sorpresa che è un'altra area spettacoli, quindi la gente potrà decidere se seguire gli spettacoli delle giostre qui o gli spettacoli dei vari artisti nell'area spettacoli sotto. Questa sera ci sarà insomma un momento anche proprio storico di ricostruzione che avrà anche un momento particolarmente interessante ed emozionante. Questa sera ci sarà la conferenza che parlerà dei bianchi e della misericordia e il fulcro dove tutta questa cosa cresce. Il fulcro, faccio un cappello, è Fano, lasciatemelo dire. Se Fano, perché Fano ha delle origini medievali. Io non mi stancherò mai di dirlo, non ci siamo inventati niente, non è una sorta medievale, ma noi ricostruiamo la storia di Fano. E questa conferenza stasera è il fulcro da cui nasce tutto quello che noi costruiamo. Faccio un esempio, la fiera ha origini medievali, è stato detto, tanto di Fano ha di medievale quanto la romanità, che non vogliamo lasciare in secondo piano, ma ha la pari dignità della romanità. Quindi con questo, secondo me, con questi due pilastri possiamo costruire una grande Fano. Adesso guardate quest'altro servizio che ha curato Lino Balestra su un libro che ha scritto un ragazzo di 19 anni sul fratello che ha la sindrome di Down. Allora, sabato e domenica prossimi, due appuntamenti con due libri dal particolare taglio e dal particolare contenuto. Sì, l'appuntamento di sabato alle 17.30 è la presentazione di un libro molto noto di Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri, un libro che ha avuto anche vasta eco anche nella stampa e nella televisione nazionale, che racconta, come dire, di un viaggio di un ragazzo di 19 anni, l'autore, alla scoperta di suo fratello Down, un ragazzino di 13 anni che ha praticamente visto nascere, ha seguito dalla fase iniziale, ed è un viaggio molto interessante ed è, credo, proprio un paradigma anche del modo in cui rapportarsi con queste persone che noi chiamiamo ragazzi speciali. C'è una prima fase di curiosità, addirittura Giacomo si presenta dalla madre con un block notice da bambino in cui ha scritto tutta una serie di domande da fare. Poi c'è un'accettazione quasi inconsapevole durante tutta la fanciullezza.
Poi arriva l'adolescenza. L'adolescenza è una brutta bestia e Giacomo rifiuta completamente la presenza di questo fratello, di questo ragazzino. Se ne vergogna, cerca di nasconderlo in tutti i modi agli amici, per poi capire invece la grande ricchezza di avere un fratello così, la grande importanza, e recupera un rapporto pieno, un rapporto di complicità, di amore, in cui diciamo sostanzialmente segna tutto il suo rapporto con suo fratello. E questo era il sabato. Invece Domenica un altrettanto libro importante, di grande spessore. La Domenica chiudiamo con un omaggio a quello che io considero un grande fanese, Ferrante Tonelli. Ferrante ha scritto in vari momenti della sua vita, in oltre 40-50 anni, delle poesie in dialetto autentico, quello proprio cittadino, in cui ha fissato i momenti della sua vita, i momenti belli, brutti, ricordando gli amici, ricordando i periodi di sofferenza, ricordando i periodi di felicità, attraverso dei nuclei che per lui sono importanti, fondamentali, sono stati la scuola, la montagna, la parrocchia, la comunità. E quindi invitiamo tutti ad essere presenti e ad acquistare il libro. La banda che vedete alle mie spalle è quella di Saltara, che domani compie 25 anni e per l'occasione festeggerà alle 18 con una sfilata per le vie del centro a Calcinelli, poi la cena alle 21.30, gran finale con un concerto. Mentre lunedì prossimo alla BCC Arena torna la rassegna dialettale Teatro sotto le stelle. Teatro Accademia, che cosa porta in scena qui al Teatro sotto le stelle? Allora, noi portiamo un Pera de Riget, che sono degli sketch praticamente, no? Ben interpretati naturalmente, poi ci sarà il pubblico. È stato, insomma, tutto verte su sketch a rotazione? Sì, con delle problematiche sì comiche, però danno sempre da pensare, no? Sotto c'è sempre un po' di dramma, ecco, anche se ci fa ridere. Quindi un po' di tragicomico. Esatto. Un bel motivo per venirvi a vedere, insomma. Assolutamente sì, per distrarsi, non è una commedia impegnativa, la gente, sai, con i problemi che ci sono vuole anche un po' ridere, un po' dimenticare i problemi, che poi adesso vengo io da stamattina a pagare le tasse, no? E era pieno di gente, c'era proprio la fila, quindi hanno bisogno anche di vedere queste cose, rilassarsi un pochettino. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata e buon fine settimana.